sul divano con La musica si mette comoda, una produzione RBE TV. Con Claudio Petronella, ogni settimana una chiacchierata di musica e dintorni. Amici e amiche di RBE, siamo sul divano con Gaia Morelli. Stomaco, 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 non voglio sentire quelle brutte storie. Scheletri, scheletri, scheletri nell'armadio, li riscopro ogni volta che lo apro. Incosciente nella mappa del mio cervello, sbarco in posti meravigliosi. Eravamo con la giusta simbiosi. Ciao Gaia, ben arrivata. Ciao, grazie. Gaia Morelli con noi, complice musica e parole, Lillo. Ciao Lillo. Ciao. Gaia Morelli, la natura delle cose, questo è il titolo del tuo primo album solista, uscito primavera 2024, nel momento in cui stiamo registrando, insomma, l'album ha già insomma, intrapreso un cammino di qualche mese e tra poco insomma, ti appresterai ad andare a suonare dal vivo in i vari festival estivi. La natura delle cose, devi sapere, Gaia, che io sono innamorato delle parole e il loro significato. Non credo capiti a caso, non credo, ascoltando tutte le 10 tracce del disco, non credo sia un caso che tutto il lavoro, tutti i 10 capitoli di questa storia abbiano questo titolo, un titolo che non si trova, non c'è una canzone che ha questo titolo, però in qualche modo le racchiude tutte. Certo. È vero, è così? Sì, abbastanza così. Diciamo che trovare questo titolo in qualche modo è stato come un po' appunto racchiudere un po' questi 10 brani in un filo rosso, collegarli tutti tra di loro consapevolmente. Quindi sono tanti belli. Fili rossi. Ce n'è uno in particolare che è quello dell'intimità, che ho trovato io, mi permetto. Certo. Di quella dimensione un po'... non dico onirica,
ma quasi, no? Quelle immagini, quelle Polaroid un po' con quel colore, con un filtro Polaroid, certo. Un po' così. Sì, no? Sì. Non molto patinate. Vivide, un po' patinato. Ma in realtà non è patinato, perché è molto reale, perché è molto concreto. Il titolo evoca la concretezza, però al tempo stesso è un'immagine che guardi magari con gli occhi un po' sonnati, non so. Mi ha ricordato un po' Murakami Haruki, un po' Banana Yoshimoto. Certi racconti che ho letto, ascoltando le tue canzoni, a me ha evocato questo. C'è molta intimità anche nei tuoi brani. Hai realizzato queste canzoni da sola o è un lavoro corposo, un lavoro collettivo, quello che ha portato alla natura delle cose, Gaia? Ma allora, sicuramente l'intimità nasce dal fatto che comunque sono state scritte... cioè, ho scritto queste canzoni in modo molto, appunto, intimo e poi le abbiamo sviluppate appunto con qua Lillo e gli altri amici con i quali appunto suoniamo. Abbiamo avuto questa opportunità, diciamo, di tirarli su un po' come dei figli. Ma quello sono, eh? Eh sì, esatto. E quindi sicuramente quell'intimità deriva magari dal primo processo che hanno avuto, ecco. Primo processo che è partito innanzitutto, immagino, da quel rapporto stretto che hai con quello strumento meraviglioso che esatto, hai in mano. Parecchio. Che è la chitarra, sì. Chitarra e voce, partono così le canzoni tue? Tendenzialmente sì, sì, tendenzialmente sì direi, anche perché è il mio strumento, diciamo, primo, quindi con cui sono più quello con cui legata. Hai iniziato a suonare? Sì, okay. Esatto. A me colpisce sempre questo aspetto molto intimo delle canzoni, ancora di più nel tuo disco La natura delle cose. E poi la capacità di mettere queste canzoni, che sono un prodotto così intimo, quasi un diario personale, molto privato, lo metti a disposizione di altre persone con cui lavorerai. Io trovo che non sia così scontato questo processo, questo avvicinamento. Mm-hmm. Quindi le persone con cui hai lavorato al disco, le hai scelte, ti sono state consigliate, sono persone con cui hai creato un'intimità, immagino, perché certo. Ti sei aperta molto con loro, credo. Sì, assai, devo dire. Confermi, Lillo? Confermo, confermatissimo, sì. Sì, che si è formata questa... Beh, le ho scelte, devo dire. Sì, le ho scelte accuratamente. Si è creata un po' questa famiglia che esatto. Si allarga, che bello. Insomma è una famiglia ma non è un cerchio chiuso, esatto. Nel senso comunque è inclusivo per tutte le persone che hanno il nostro stesso modo di vedere la vita, i rapporti, le amicizie e poi bravo. Quindi anche di lavorare sui brani. Però, sulla appunto. Musica. Sì, sì. La musica è una grande possibilità, anche la forma canzone è una grande possibilità, Lillo, Gaia, perché la forma canzone ti permette di essere altro, ma allo stesso tempo essere te stesso e te stessa. Sì. Mi spiego meglio. Cioè, riesci forse a raccontarti meglio, in maniera migliore, insomma, rispetto a un dialogo tête-à-tête, esatto. Guardandoti negli occhi con un'altra persona, e la canzone riesce a toccare delle corde, non solo quelle sei corde che stringete tra le mani in questo momento, ma a toccare delle corde più intime. Questo sa essere un diario, un certo. Vero diario. Questo è un diario di 10 canzoni, 10 capitoli, come li ho definiti prima, Gaia. La natura delle cose che ti ha visto realizzare questo lavoro finalmente solista. Tu nasci però... Insomma, i primi lavori che si possono trovare, ad esempio, sui store digitali o magari qualcuno ha anche visto, qualcuno ti ha visto in concerto con un'altra band, con i Baobab, con un bel punto esclamativo davanti, esatto. Che mi piacciono un sacco. Perché questa esigenza di scrivere da sola e di mettere il tuo nome? Quando è partito questo cambio nel tuo modo di pensare? Come l'hanno preso poi gli altri componenti, certo. Della band? Ma in realtà è stato un processo molto... naturale tra virgolette, perché comunque ci sono state delle discrepanze, quindi per forza di cose poi mi sono un po' arrangiata per conto mio e quindi in realtà mi ha dato anche un po' la forza di prendere coraggio e dire ok, forse è il momento di metterci il mio nome, semplicemente perché trovare un altro nome mi sembrava una roba che non lo so. Quindi non come nome di band, ma il tuo nome, esatto, proprio, insomma. Diciamo che una formalità, più che altro. E poi sì, no, sicuramente mi ha dato anche molta più forza di espormi. Consapevolezza? Cioè, sì, tantissimo, okay. Sì, sì. Beh, però con i Baobab, con il progetto Baobab,
eri anche abbastanza esposta, certo. Diciamo. Sì, poi sicuramente erano i primi anni in cui veramente uscivo dalla mia cameretta, quindi era tutto un po' nuovo, ero una ragazzina, insomma, ci sono stati bellissimi anni e poi insomma ho fatto il saltino. Ed era stato il momento, a un certo punto è arrivato il momento di chiudere evidentemente. Sì, un po' per tutti alla fine, ci siamo un po'... abbiamo preso strade diverse, ecco. A proposito di parole, mm-hmm. c'è un'altra parola che a me piace molto, che è la parola crisi. Che vuol dire, più o meno, la traduzione maccheronica dal greco, dovrebbe essere qualcosa come cambiamento, qualcosa certo. del genere. Quindi la crisi può essere un qualcosa di positivo. Quella crisi dei Baobab, mm-hmm. o del progetto Baobab, si è trasformata in qualcos'altro. Se non ci fosse sì. stata quella crisi, a questo esatto. forse non saresti qua. Sono d'accordissimo con queste cose. Saranno cioè, d'accordo anche esatto, gli altri. Le persone compagne di avventura con te oppure no? Secondo sì, te? Sì, secondo me sì. Poi l'hanno presa sì. bene, è nato... Sì, 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 si abbia risolto. Ok, ok. Sì, sì, sì. Tutto questo è venuto comunque in accordo, in continuità con la label, con Dischi sì, esatto. Sotterranei. Che mi ha supportato enormemente e... Sono dei cuori, bene, veramente bene. Persone fantastiche. E tutto questo, insomma, tutta la varia routine mm-hmm. che si è poi creato, ufficio stampa, fotografie, qui vicino a noi abbiamo una foto bellissima. No, vabbè, ma molto intima, c'è tutto qua secondo me, in questa foto molto intima, in una, mm-hmm. in una stanza tutta per te, parafrasando lei, Virginia. Fabiana Amato? Sì, che salutiamo. È l'autrice delle foto, insomma. Sì, molto brava. Sì, abbiamo un po' evocato la copertina con questi bagliori, sì. Insomma. Okay. Sì, entra esatto. questa luce. E questa luce sembra entrare anche nelle canzoni, Gaia. È una luce che entra nonostante. Magari c'è il momento in cui vuoi startene da sola in quella stanza lì, e poi vedi questa luce e dici, figo, magari guardo anche fuori dalla finestra e vedo un po' cosa c'è. Bello. Può essere? Sì, sicuramente. Diciamo che abbiamo un po' ripreso questo discorso, no, della luce, della trasparenza, no? Perché comunque i testi sono molto... cioè, hanno questa patina un po', sì. però comunque sono diretti, insomma. Certo. Quindi sono alla luce del sole. È un bel casino mettersi alla luce sì. del sole quando si parla di sentimenti. Poi esatto. hai parlato di una roba molto bella, secondo me. Hai evocato la luce nella canzone, nel testo. Evocare la luce, che sembra un contesto, insomma, è un concetto abbastanza astratto, direi, no? Però evocarlo con le parole. Quindi c'è stata una scelta, una limata qua, una limata lì, una martellata ogni tanto. Sì, perché qua le canzoni da noi, qui sul divano... sono un prodotto artigianale, dovete sapere questa cosa. E quindi mi piace immaginare un po' come una roba che tu hai in testa, come un artigiano, sì. che la c'hai in testa, magari più o meno fatta, anche se poi in corso d'opera cambia. È un po' così, certo. anche per le tue canzoni. Sì, abbastanza. Poi devo dire che appunto c'è stato un brano che poi è quello che immagino metterete alla fine, sì? Sento gli angeli, da cui siamo partiti un po' ad arrangiare tutto il disco. E prima eravamo un po' c'è stata questa crisi appunto di dire oddio, ma non ci rappresenta, non so. E quindi poi quando abbiamo trovato quella roba lì, che poi è tutto astratto comunque, quindi anche difficile poi da interpretare effettivamente, abbiamo deciso di perseguire quella strada. Parli in plurale maiestatis? No, plurale vero. Plurale... Sì, plurale vero, perché alla fine... È quella famiglia che diceva esatto. Lillo prima? Mm. Sì, poi mi piace parlare al plurale. Alla bello. Fine. Ah, è figo, dai, fa bene. Sì, fa... esatto. Ci sta. Se no, troppo individualismo. Già ci metti il nome e cognome, esatto, sei lì, basta. La foto. Tu... ok. C'è un'altra cosa che volevo chiederti, sono curioso, devi sapere, Gaia. Riguarda il rapporto con la produzione. Con la persona che poi è Lillo. Che poi sono io. È Lillo, okay. Hai un nome sì. meraviglioso, Kali Low. Quindi insieme avete prodotto queste canzoni, avete realizzato queste canzoni. Tu, Lillo, hai preso questa canzone in mano, diciamo così, metaforicamente, e hai detto ok. Come scegliere la strada da prendere? Immaginiamo un sentiero, qui siamo in mezzo alle montagne, di Malpelice. Immaginiamo di prendere un sentiero...
oppure no, oppure un altro. No, secondo me è in realtà è sempre diverso come uno si approccia alla produzione di un disco. Nel caso di Gaia, suonavamo già insieme da un po', ci si vuole bene, alla fine si prova, non si prova, per cui è tutta la direzione del disco in realtà è stata Gaia a volerla prendere in un certo modo, a voler essere molto partecipe nel processo produttivo, quindi non a dirmi, tieni, queste sono le canzoni... chitarra e voce, facci qualcosa, okay, e aspetto il risultato, ma è stato proprio un troviamo un luogo che addirittura non è stato il mio studio, perché le canzoni sono state registrate in campagna nella casa di Tommaso, che è il tastierista, in salotto, per cui è stata proprio sempre per questa cosa di far entrare la luce, trasparenza. Abbiamo registrato bello circondati dal verde, voi qui ne sapete qualcosa, sì, insomma, di verde, sì. e quindi in realtà è nato tutto molto in maniera conseguenziale, molto, molto naturalmente. Sembra che uno voglia farlo apposta, dire natura delle cose, no, perché però è veramente quello che è successo. Nel sì, senso, poi a posteriori ti rendi conto che poi anche tipo le finestre, banalmente, io non ci avevo pensato a questa cosa. Esatto. E poi alla fine sono tornate. Tornano in nella modo. Copertina, nella sì. foto dove le si vede riflesse, che poi alla fine sono stato il posto in cui abbiamo registrato, un luogo pieno di finestre, pieno di luce, pieno di verde, per cui alla fine veramente si sente quella cosa lì. E produrre il disco in realtà è stato registrarlo, nel senso esatto. chiudersi in 3 sessioni da 3 giorni, tutti insieme in questa casa, e registrare le cose senza fare dopo post-produzione più di tanto, insomma proprio tenere le cose molto molto organiche, molto molto così come erano, per scelta di Gaia. Ecco, scelta di Gaia, a me colpisce quello che dici, Lillo, perché solitamente il produttore è quella persona, immagino, credo, che prende le canzoni e cerca di dare una direzione, ok, sicuramente in dialogo con l'artista, con la cantautrice, il cantautore, però cerca di dare un po' più marchio. Cioè, io devo riconoscere la produzione di Calilò, comunque di Lillo, rispetto a un'altra, oppure no? Io invece no. Tu pensi io, che sia meglio? Secondo me, dipende sempre molto dall'artista, nel senso che ogni tanto, quando l'artista è un po' meno sicuro di quello che vuole, magari il mio intervento è un po' più pesante, tra virgolette, e quindi per forza di cose ci metto più il mio. Però invece a me piace proprio, tu prima parlavi di artigianato, secondo me è proprio la parola giusta, cioè a me non piace la parola artista riferita ai produttori, secondo me i produttori devono essere artigiani, cioè stanno insieme all'artista, però il disco è il suo. Cioè le canzoni sono le sue, e quando una persona come Gaia ha, anche se lei non lo pensa, ha le idee estremamente chiare su quello che vuole fare, secondo me io proprio solo la accompagno, però io sto dietro. Cioè non mi interessa che dicano, ah, si sente che quella batteria lì l'ha fatta Lillo. Non è una cosa che mi interessa. A me piace che lei sia contenta del disco, che lo siamo tutti, e che alla fine la gente dica, cavolo Gaia, cioè che bel disco che hai fatto. Boh. Punto. È quello che volevi alla fine. Sì, assolutamente, cioè che bello, quella roba bello. Uscisse bene. Gaia, grande fiducia in questo. Hai visto che cosa è uscito fuori qua sul divano? Lacrime da ne casa. Ne avete già parlato in altre occasioni di queste cose, però sono contento che siano uscite qui su Arabia, sul nostro divano. Quando ti ho chiesto un video, ho detto sarebbe carino proporre anche un video ai nostri amici e alle nostre amiche su RB Radio, RB e TV, ovviamente in TV, in radio il video ci stiamo lavorando, insomma. Però c'è un video in realtà che sul tuo canale YouTube, che mi ha incuriosito, perché è completamente fuori da ogni idea di video, di soglia dell'attenzione uguale 3 minuti esatto. massimo, non di più. Voi avete fatto un colossal di 12 minuti abbondanti, voi come dischi sotterranei, certo. ma anche tu con sì, Gaia, con Andrea. Con Andrea, esatto. con il quale hai realizzato il video. È un video che in realtà ha il titolo dell'album, quindi rappresenta l'album. Esatto. Ed è diviso in capitoli. Mm-hmm. Com'è organizzato allora, questo video? È un po'... cioè in realtà non è tanto lunga da spiegare, però... Più lunga da vedere. Esatto, più lunga no, da però vedere. In realtà è piacevole, perché hanno sì. un filo tutte e tre, l'ho detto già io, sono 3 esatto. capitoli. Sì, diciamo che in qualche modo sono collegati, nel senso che allora abbiamo i 3 titoli che sono Siamo stonati, Lo spazio e Fine. In qualche modo, in un modo molto ampio, rappresentano un po' delle fasi che viviamo, no? Insomma, dei periodi
Siamo stonati, c'è cioè, come protagonista il mio gatto, dai. Umberto. 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 Salutiamo. Guarda Umberto. Che trovare i nomi ai gatti oggi facilissimo. Noi c'è ecco, un'altra piccola pillola. Esatto. Quello che ci accomuna tutti è che tutti abbiamo un gatto. Esatto. Siete gattari e gattare? Tutti, tutti e tutte, ottimo. Veramente. Proprio tutti. Ok. Sì. Ed erano là in mezzo a voi, nella casa famosa. Assolutamente, ci sì, sono anche nel disco. Gatti. Non si sente, ma ci sono anche nel disco perché passavano in mezzo alla stanza mentre quindi fanno le fusa tranquillamente. Sì, da no, ma proprio sì, toccano esatto. Anche i microfoni, li hanno fatti cadere. E non era un problema, diciamo così. No, ci siamo. Comunque è casa loro, cioè noi ma massimo gatti. Rispetto. Ma insomma, esatto. Ci sta. Gaia, dicevi? No, allora siamo suonati, appunto, c'è cioè, come protagonista il mio gatto. Un po' il fatto che cioè, questa. Questo arrivo di questo gatto, appunto, molto che fa ridere a tratti, e che dà un po' di consapevolezza di una vita un po' più responsabile, tra virgolette, con questo arrivo, insomma, di questo essere. E abbiamo giocato in realtà molto, cioè abbiamo ragionato tanto sulle inquadrature, queste inquadrature abbastanza strette, che voleva andare un po' il senso di. Casino, un po' claustrofobico, un po' appunto il fatto che siamo stonati, quindi generalmente tutti noi viviamo facendo errori, no? Un po' quella cosa lì, no? Quindi un po' legato a quel filone là. Lo spazio, poi il secondo capitolo, questa inquadratura si allarga. E diamo appunto spazio anche nelle immagini, nel video. Okay. E c'è la campagna. Esatto, cioè andiamo un po' più, diciamo, cioè sia città che campagna, però ci spostiamo più verso la campagna, e dalla città di anche siamo stonati, insomma. Mm-hmm. E poi c'è fine. E poi c'è fine. Che è la prima appunto canzone lo spazio, del disco, tra l'altro. Esatto, lo spazio in realtà è un po'... trovare il proprio spazio, quindi okay. C'è un po' quel senso lì, alla fine mi siedo, insomma c'è una situazione un po' assurda. E poi fine, esatto, che c'è appunto una sorta di non luogo alla Twin Peaks. Okay. Il tono un po' l'onirico, un po' questa dimensione sì. Che io ho trovato nelle canzoni. Si chiama Fine, si intitola Fine, ma in realtà è la prima canzone del disco, anche qua esatto. Ci sarebbe da parlare, ma infatti ne parleremo tra poco. Nella seconda parte di questa puntata di Sul Divano Con, insieme a Gaia Morelli, parleremo anche di come sistemare i vari capitoli. A me colpisce sempre le tracklist, dovete sapere anche questo, perché anche quello secondo me non è banale. Sì. Ma prima di tutto ci guardiamo La Natura delle Cose, un video che riassume, abbraccia tre canzoni dall'album che porta il titolo di questo video, con noi Gaia Morelli. Me faccio a prendere un respiro profondo, non ci riesco.
con il cambio di stagione. Io sono andata, non ritorno, fa molto caldo. È tanto veloce che le cose cambiano, lo riconosco, il tempo sano. Senza sporcare
Siamo sul divano con Gaia Morelli, complice musica Lillo, produttore della Natura delle Cose. Una versione di questa Natura delle Cose viene riassunta nel video che vi abbiamo appena proposto qui sul divano, su RB. È un video che include, abbraccia tre canzoni del disco, Siamo Stonati, Lo Spazio e Fine. Un progetto, questo del video, Gaia, che mi ha colpito molto, anche perché, insomma, come dicevamo prima, hanno rappresentato molto del disco, della natura, sì, delle cose, in immagini. Quando parliamo di suono, ascoltando, ovviamente evochiamo un po' come i fumetti, abbiamo la nuvoletta qui con i pallini e andiamo a evocare delle immagini. E in questo caso avete proposto, tu Andrea, il ragazzo con il quale hai realizzato il video, perché l'hai pensato anche tu questo video, sì, insieme. Sì, l'abbiamo pensato insieme, è stato proprio un processo anche lì comune, condiviso. Condiviso anche con Dischi Sotterranei, esatto, e Panico Dischi, anche loro hanno detto ok, facciamo questa roba di 12 minuti, wow. Esatto. E ha detto no, ma non è, raga, però si fanno verticali, esatto, i video adesso, i reel durano un minuto. No, li facciamo 12 minuti. Esatto. Ok, questo video, dicevo, rappresenta in immagini le canzoni, no? E anche questo, insomma, è un tema, secondo me, come rappresentare una canzone, come trasferire, entrare in empatia con l'ascoltatore e l'ascoltatrice, arrivo alla domanda. È un qualcosa che si cerca, si vuole trasferire, si trasmette in modo istintivo? Da dove può nascere questo rapporto con chi ascolta, anche attraverso la produzione di immagini, sia nell'audio ma anche nel video? Ma allora, secondo te e poi secondo Lillo? In modo generale non lo so, però diciamo che l'unico videoclip, diciamo, passato che feci, non ho avuto un ruolo principale, nel senso come vivermi effettivamente la registrazione dal vivo, cioè ho dato le mie idee a delle persone che poi hanno fatto il video, quindi poi mi hanno, diciamo, girato il girato, sì, mi hanno inviato il girato e l'abbiamo chiuso insieme. Però questa volta è stato proprio un processo proprio di creazione, anche lì intima e emotiva, di immagini. Poi comunque Andrea è anche un musicista, quindi ha saputo evocare proprio certe emozioni attraverso delle immagini ben precise, ce l'aveva proprio in mente. Okay. E quindi è stato molto, non lo so, da questo punto di vista posso forse dire. Bene. E quindi qui si crea o si cerca l'empatia con chi ascolta, quindi il legame, il dialogo, sì, con l'ascoltatore e l'ascoltatrice e coloro che guardano il video e ascoltano, esatto, le canzoni assieme. È un rapporto che tu cerchi e non male che ci sia, perché scrivendo le canzoni, ok, soddisfi il tuo ego, il tuo io, però vai anche ad accarezzare quello di chi, certo, poi vivrà la canzone, oppure no? È un qualcosa a cui pensi? Sì, e poi ci penso spesso. Vorrei parlare di Lillo. Certo. Sì, ci pensi? Ci penso più che altro... Sì, dopo questo disco, cioè quando abbiamo finito questo disco, riascoltandolo miliardi di volte, ho pensato che comunque sono stata molto autoreferenziale, comunque in un modo universale, però mi piacerebbe avvicinarmi ancora di più, insomma, a un pensiero condiviso, ecco. Secondo me è proprio un pochino figlio questo ragionamento di tutte le cose che stiamo creando all'interno della nostra piccola comunità di cui parlavo prima, no? Questa, sì, sorta di famiglia in cui ne facciamo tutti parte, perché ci rendiamo tutti conto di
Allora, facendo musica, intanto ognuno ha una parte egocentrica sviluppata. Beh, perché è insomma, normale che sia così, insomma. Il fine ultimo è stare su un palco davanti alle persone che ascoltano te, per cui tutti siamo egocentrici, anche egoisti in qualche modo. Non in maniera brutta, sì, negativa, no, nel senso bello, filosofico. Esatto. Anche perché il pubblico è lì, è per voi, è lì per esatto. ascoltarvi. E noi siamo lì a farci belli, a fare le nostre cose con le chitarre, ci insomma, sta, bello, divertente. Però secondo me la cosa che stiamo cercando, su cui stiamo cercando di lavorare, è proprio questa togliersi anche un po' l'ego. Non so, io il fare canzoni, il fare il disco, lasciarle andare, lasciarle vivere per i fatti loro, è anche un po' modo di togliere pezzettini di ego interni che rischiano di stagnare, no? Quindi tu li metti fuori, li scrivi su un testo, li registri, li produci, fai uscire il disco, bene. Quella roba lì in qualche modo è come se si chiudesse un cerchio con cui altre persone magari... che poi altre persone magari includono nei loro cerchi, che si chiudono, quindi è un lasciare andare parti di te che diventano parti un po' di una comunità, che è la piccola comunità che ci segue poi alla fine, che secondo me è utile anche per allontanarsi un po' da quell'idea di sono un artista e quindi il mio ego deve essere per forza al centro del palco. Quello è scontato, succede, però secondo me è anche figo concentrarsi e provare a fare diverso. Sì. Bello, mi piace. Quindi le canzoni, come dicevamo, nascono, vengono sviluppate, arrangiate, prodotte e poi si lasciano andare. Sì. E questo è qualcosa che amo non rendere scontato, onestamente, perché certo. È sempre per quel discorso dell'artigianato, del creare un qualcosa, nasce dall'idea e poi viene sviluppato. 10 canzoni della natura delle cose, stiamo andando un po' dietro le quinte a questo progetto. Come sono sistemate le canzoni? Come sono state sistemate le canzoni? Anche in questo caso c'è un senso. Sì, c'è un bel delirio. Perché delirio? Perché Gaia? Su queste cose... Lillo? Io, vai. Ma su queste cose Gaia ha un po' di... problematiche. Ha un po' di problematiche sui titoli delle canzoni, che hanno cambiato 90 volte, e l'ordine che ha cambiato 100. Però quello che mi fa ridere è che alla fine... una delle ultime le ultime due canzoni su cui abbiamo lavorato sono in ordine cronologico Fine e Rumore, il singolo. La prima canzone su cui abbiamo lavorato e chiuso è Sento gli angeli, solo che Fine apre il disco. Sento gli angeli è l'ultimo, che è stata la prima su cui abbiamo lavorato, e il primo singolo è stato Rumore, che è stata l'ultima su cui abbiamo lavorato. Quindi è stato un processo che dici, boh, facciamo, poi qualcosa succederà. Che bellezza, il caos creativo, mamma mia. Sì, sì, assolutamente. Quanto ci piace. E poi avete sistemato le canzoni, parlo al plurale, avete sistemato le canzoni in modo che tutto il racconto della natura delle cose potesse avere, immagino, un senso, perché ce l'ha questo senso. Come è nata la tracklist, Lillo? Allora, in realtà, a parte il casino creativo, la nascita della tracklist è proprio dovuta a un ordine di Gaia. Cioè, devo dire che proprio alla fine il metterli davvero uno dopo l'altro, e sono state tutte proposte che venivano da Gaia, anche perché io personalmente faccio super fatica a metterli uno dopo l'altro i brani di un disco, anche perché lavorandoli da produttore apro, chiudo, li ascolto 100 volte e faccio molta fatica a creare un filo rosso. Poi li ha scritti lei, per cui... sa meglio lei qual è il significato, e quindi poi alla fine alla tracklist vera e propria ce l'ha sottoposta, nel senso che noi tutti ci siamo fatti i nostri pensieri e abbiamo dato il nostro ok personale, però il processo è stato assolutamente di Gaia. Bene. La scrittura come la tracklist vera e propria, cioè è stato un processo. La seconda canzone del disco La natura delle cose è Acqua. Vi ricordate il momento preciso in cui tra l'altro il titolo era quello, parlando di prima. No, assolutamente no. Esatto. Il titolo era Bambina. Bambina? Sì. Invece sì. È diventata Acqua. 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 Forse, non, forse solo due ne ha avuto questa. Sì, solo due. Sì, sì. Geografia si chiamava Simbiosi, Fine si chiamava La natura delle cose, all'inizio Prima cosa perché lo diceva. Insomma, certo. Tutti hanno cambiato tutti. Ha cambiato anche il nome del progetto musicale, era Baobab, è diventato Gaia Morelli. Gaia Morelli. Il nome del gruppo WhatsApp è cambiato a un certo punto. Ah, sì? Io non lo trovavo più nelle chat. Dove vedere una cosa, non lo trovavo più, cioè panico totale. Allora, siamo pronti per ascoltare, per immergerci, scusate la banalità, nella seconda traccia di La natura delle cose, il disco di Gaia Morelli, questa è Acqua. Oltre questa campagna immersa,
provincia mi è sempre stata stretta. Bambina, corri un po' più su della salita e stai tranquilla. Stanca, stesa sopra ad una maca, filmavo l'alba. Faccio come i tulipani dentro la mia giacca. Gaia Morelli, Acqua. Faccio come i tulipani nella mia giacca. Bello. C'è un'altra immagine che porto via, che è quella della voce che spicca mm-hmm. quella voce tra quelle note. Mm-hmm. E qui c'è il ricordo. Sì. Ricordo che sa essere fluido, sa essere liquido, l'acqua cambia bello. Forma, no? Va a riempire i vuoti, diciamo. Anzi, mm-hmm. a volte lì, continuando a insistere, crea, no? Delle altre voragini, buchi, eccetera, insomma. Acqua. Tante immagini evocano queste canzoni che stiamo presentando qua sul divano con. La musica si mette comoda, anche se in realtà può essere a volte scomoda la musica, perché ci porta mm-hmm. a parlare di argomenti che... Ci mettono in gioco, ci creano quelle crisi di cui parlavamo prima. Sicuramente. Poi dipende anche quanto, diciamo, la persona che scrive, in questo caso io, quanto si decide di sfidarsi, no? Un po' quello anche. Certo. Difficile. Sfidarsi. Sfidarsi come musicista, come cantautrice, e poi non so se tu ti giri quando suonate dal vivo, ti giri e guardi gli altri componenti sì. della band. Hai una responsabilità anche verso di loro? La senti? Senti che loro sono con te? Sì, però o è ti talmente... senti sola sul palco? No, quello mai. No. Poi appunto, come diceva Lillo anche prima, siamo proprio in una situazione di famiglia familiare. Ormai, quindi... Bello. Viene proprio naturale il fatto di essere noi. Mm. Bello. Mm. E nonostante tutto questo, non ho messo lista. Sì. Baobab col punto esclamativo, sono via. Un ricordo passato. Baobab però, insomma, era un gruppo anche sui social, com'era? C'era sì, anche il Baobab nasceva WhatsApp. Come gruppo. Okay. Sì, esatto. E, eravamo in tre e salutiamo. E poi ognuno si è andato per la, esatto. la sua strada. Ed è creata un'altra famiglia, una famiglia mm-hmm. che ha portato alla natura delle cose. C'è un brano che mi evoca la voglia di raccontare in modo diverso, quelle note. Mm-hmm. Sentire quella voce
tra quelle, sentire quella voce tra quelle note, scusami se ho parafrasato il testo di Acqua, si può sentire anche quella voce tra le note di un brano strumentale. Mm-hmm. Il disco La natura delle cose, a proprio a metà, se ricordo bene, sì, ha un brano volutamente strumentale. Certo, sì, diciamo che... Perché questa scelta? Prima te e poi anche Lillo. Mm-hmm. In realtà quel brano lì è nato proprio in saletta, è stato bello perché... In saletta? Sì, sì, in saletta. E abbiamo riportato un po' l'amo noi della saletta. E in realtà avevo in mente già come titolo Pausa, che mi piaceva molto, quindi... Poi quindi comunque, un intermezzo, esatto, è vero, il classico intermezzo da disco, insomma, okay, che prende un po' di respiro. Bello, è così Lillo anche per te? Sì, io in realtà l'avevo detto, cavolo, ma guarda, sarebbe figo scriverci un testo sopra, nel senso che il giro proprio armonico, quello che succedeva, mi piaceva molto. Però in realtà alla fine, anche per me adesso è il momento a metà, no? Ed è bello così, dura poco, è molto estemporaneo, molto veloce, ha una struttura proprio di... salita, discesa, morte, e funziona proprio così com'è. Strumentale. Sì, strumentale, strumentale, strumentale. Anche perché poteva diventare un brano scritto. Sì. Anche perché ci avevo anche provato, ma non si prestava, non era proprio... Non era proprio nato così, doveva, esatto, andare avanti. Doveva stare così. Ecco, un'altra domanda che volevo un po' pizzicarvi, scusate il termine, però in realtà è perché mi stimola la nostra discussione qui sul divano. Come si fa a essere riconoscibili? È necessario essere riconoscibili tra un mare e un universo di proposte su Spotify che skippiamo senza problemi? O anche dal vivo, o anche nei negozi di dischi, se ci sono ancora, certo, noi li salutiamo. Sono le vere e proprie oasi per me. Certo. Ma davvero? Sì, sì. Perché ti consigliano, ti possono... Ecco, come si fa a essere riconoscibili? È necessario esserlo in musica? Dire, ok, io... so che lei è Gaia Morelli, e non è un'altra. Sicuramente ne parliamo spesso, poi ultimamente anche date alcune dinamiche esterne che viviamo, alcuni di noi vivono, e il succo è un po' il fatto della lentezza, del celebrare un po' il metterci del tempo nel fare le cose, quindi sicuramente per il riconoscimento ci vogliono tanti anni di lavoro e di riconoscimento in primis di me, certo, stessa, di noi stessi, e quindi e nel crearsi appunto una comunità, una collettività, sì, poi Lillo che ti segue, d'accordo, meglio di me, però metti che stai dialogando con qualcuno o qualcuna che ti ascolta per la prima volta, che ascolta, che so, il brano che tra poco ci proporrete, Rumore, sì, tra l'altro il primo singolo, certo, del disco. Ecco, come rendere essere riconoscibile? Io so che questo è il sound e il modo di raccontare di Gaia. Lillo, tu cosa ne pensi di questa questione? Io penso che essere riconoscibili sia chiaramente importante per un artista per uscire, però la spasmodica ricerca della riconoscibilità è quello che poi frega, okay, un artista, perché a quel punto ti vai a chiedere ma perché quel mega artista super è riconoscibile, e ti avvicini là, no? Mentre quello che mi piace di Gaia, anche rispetto al fatto di Spotify, sì, così un piccolo jingle estemporaneo, esatto, glielo vendiamo a Spotify, esatto, quello che alla fine il problema di Spotify è che comunque anche se sei riconoscibile a fine anno ti paga un caffè, se va bene, per cui anche in termini economici da c'è da aprire 40.000 voragini, molto peggio dell'acqua. E, il problema vero è che ci sono talmente tante cose e talmente tanto abitudine quella di dover dar da mangiare a questo sistema molto molto veloce, che uno non ha neanche tempo di sviluppare la propria identità. Ma al di là dei numeri, io la cosa che boccio di più di Spotify in generale è proprio il mostrare i numeri degli ascolti. E una cosa che mi piace molto di Gaia è... E che quando qualcuno, non mi ricordo chi fosse, forse era Claudio il batterista, sì, che si dice, ma come sta andando il disco? Lei si gira e fa, ah boh, cioè, non lo so, no? E quella roba lì mi fa dire, beh, ottimo, figo, è il modo giusto di fare, nel senso che chi se ne frega, non è importante,
quell'aspetto lì conta veramente poco. Quello che conta è fare una cosa che può essere un disco come un'intera carriera artistica, sviluppata intanto con calma e sperimentata, perché altrimenti uno non riuscirà mai a evolvere, cioè se non sperimenti non evolvi, e purtroppo questo è un po' il diktat del nostro mercato musicale, no? Cioè devi, è il fast food, è il McDonald's della musica, no? Adesso bisogna fare, devi far 3 dischi all'anno perché sennò sei fregato. Noi combattiamo tantissimo contro questa cosa, proprio a livello... Anche, soprattutto con Dischi Sotterranei. Soprattutto con l'etichetta, che è un'etichetta che veramente ci sta lasciando fare le cose, e anzi lo sta impostando lei stessa per prima, infatti, grandi ragazzi. Beh, questa è una bella filosofia, insomma, in modo che c'è anche la maglietta. Sì, sì, sempre. Io quando suono con lei ho sempre una maglietta di Sistema, avrò 70, per cui... Ok, fai come Dylan Dog. Esatto, esattamente. Io sono così, sono Dylan Dog. In questo caso, ma ok. Esatto. Ma quindi è importante quindi partire ad essere credibili come proposta, quindi come filosofia, come mission, Dischi Sotterranei, che si sposa perfettamente con quelle che sono le vostre idee, evidentemente, Lillo e Gaia. E tutto questo crea forse un nuovo modo di sentire e di ascoltare, citando un bel progetto editoriale, cioè l'educare l'ascoltatore e l'ascoltatrice, che non c'è solo quella roba lì, non c'è la musica jingle, ma c'è anche il progetto in cui ti siedi, magari anche in vinile, se si è preso bene, hai quei soldi che ti girano e che voglio rispenderli. Che perché ti crei educa quella... poi, cioè nel senso... all'ascolto vero, cioè al non all'ascolto passivo, no? Ecco, l'ascolto passivo, ecco, mamma mia, si aprono dei file enormi, però anche questo è importante. Io credo molto nella formazione di chi ascolta, quindi è una grande responsabilità quello di scrivere canzoni, di arrangiarle e dare un progetto credibile. Io sono convinto che i progetti credibili, che hanno qualcosa da raccontare, alla fine piano piano, come una goccia d'acqua, emergono, ce la fanno a uscire, devono uscire fuori, ed è giusto che sia così, perché c'è tanto rumore intorno a noi, e essere distinguibili in mezzo al rumore, farlo diventare suono, per me c'è differenza tra le due cose, e si torna al discorso delle parole, insomma è importante. Vi ho dato un assist terribile per l'ultima canzone che ci suonerete qua, questo è Rumore, in realtà il tema del brano è... più o meno quello, ma esatto, in realtà c'è dell'altro, ne parleremo tra poco. Non raccontiamo troppo il perché, il why e il because, ma ascoltiamo le canzoni, ci piace così. Lei è Gaia Morelli qui sul Divano Con, e questa è Rumore. Stesa al sangue, a un certo punto non passa, quindi mi giro di pancia. Sicuro una mancanza, e la mattina guarda in faccia l'apparenza. Fare una passeggiata per non sentire male, diventare un po' più grande. Se sto ferma ad ascoltare, lo capisco davvero, il rumore che arriva da qua. Sto imparando a camminare dal salotto, incrocio sguardi della strada, mi rassicurano sinceri. E se mi fermo ad aspettare, poi fa sereno. Lo capisco davvero, il rumore che arriva da qua.
Rumore, Gaia Morelli, sul divano con... anche qua la musica si mette comoda, ma più o meno, perché in realtà parte dall'intimità, parte da questi... da questa consapevolezza forse di quello che abbiamo dentro, guardarsi dentro, ascoltarsi dentro in questo caso, e poi uscire, aprirsi al mondo, insomma, più o meno... abbastanza. È abbastanza questo, insomma. E questo è il primo singolo? Esatto, primo e unico... finora, almeno nel momento in cui registriamo, e il momento in cui, insomma, avete deciso di scegliere questo brano per rappresentare la successiva uscita della Natura delle Cose. Anche qui c'è molta Natura delle Cose. Ci poteva anche starci nel videone... di 12 Rumore. Minuti o no? Che dici? No, ci avete pensato? In realtà avevamo proprio quei tre brani, secondo noi erano i più non volevo cambiare la scaletta. Però sai perché te lo dico? Perché ci sono tante belle immagini anche in questa canzone. Si passa da questa intimità ritrovata, sembrava quasi che l'avessi persa, e poi finalmente ti apri il resto, insomma. Bene, tutte queste immagini sono nel disco, in un disco disponibile in CD e anche in vinile. Lillo, produttore, il vinile è un casino, perché non puoi arrivare a 78 minuti o 12 minuti a canzone. No. O video. Ma in realtà noi non ce lo siamo chiesti prima. Cioè, siamo arrivati lì, Gaia fa, riusciamo a fare il vinile. No, forse. Comunque per un artista emergente e per un'etichetta indipendente, nonostante le etichette comunque siano Dischi Sotterranei, Panico, Dischi, comunque sia stampare un vinile... è uno sforzo non indipendente, è uno sforzo non indifferente, ecco, per quanto indipendente. E, per cui nel momento in cui ci hanno detto facciamo il vinile, ce la facciamo, a me è venuto quel momentino di dire... In realtà eravamo già in fase di mix, abbiamo poi mandato il disco a masterizzare, perché si fa il master separato per il vinile rispetto al master. È diverso? È proprio diverso perché va trattato in maniera diversa. E quando l'abbiamo mandato, gli abbiamo mandato la scaletta all'ingegnere di mastering, che ci ha mandato le cose masterizzate per il vinile, e noi abbiamo fatto finta di niente. Proprio... detto, ok, si può fare. Esatto. Tutto a posto. Se lui dice che si può fare, noi lo facciamo. Sì. Quindi è andata bene così. Tutto questo, questo mondo interiore, siamo quasi in chiusura, ragazzi. Lo state portando dal vivo, lo portate, insomma, nel momento del concerto, della tournée, l'idea di trovare un pubblico nuovo, ecco, nuovi pubblici, ok? Ascoltare con le cuffiette, ascoltare in radio, in TV o su YouTube. E poi c'è questa dimensione del live. Gaia Morelli prende forma davanti a noi con la sua chitarra, con la sua voce, e qui insieme con i tuoi compagni e complici in musica. Anche questo è un altro passaggio importante del tuo modo di raccontarti e di raccontare agli altri. Anche questo, ti piace l'idea di uscire, di portare questa tua intimità al pubblico? Moltissimo. Moltissimo. E cioè, appunto, anche per il fatto che sono fiera un po' di quello che abbiamo fatto, quindi è soddisfacente. Ecco, proprio... Bello che sei fiera, sai? Sì, non è scontato, no, adesso. E quindi sei fiera anche di portarlo in pubblico e dire ok, ragazzi, questo sono io, ascoltate. Sì, guarda un po'. Devo dire di sì. Te l'immagini in piedi, pubblico o seduto che ascolta i brani? Quindi tipo teatro o tipo club che poga? Sicuramente un pubblico attento, che comunque mi sta capitando di vedere, quindi sono anche grata di questo. E indipendentemente da in piedi o seduto, insomma, comunque poi... attento alla canzone, esatto, ti ascolta, quindi sì. Bello. Sì, sì, poi è chiaro che magari prima di gruppi principali, insomma, fare aperture, in ogni caso è difficile avere l'attenzione del pubblico. Lì sta la sfida, ragazzi, infatti, come dicevamo prima, fa parte anche del gioco, insomma. Sì, poi devo dire che lei non è la classica intrattenitrice per cui salta avanti e indietro sul palco, anzi, a molte parti da suonare la chitarra, lei fa tutte le parti principali di chitarra, per cui ha il suo bel da fare, però è vera, non so come dire, cioè vedi che è lei, poi la conosci dopo esattamente come sul palco e sul disco, esattamente come nella vita vera, per cui... funziona bene per quello, secondo me l'attenzione la ricevi anche se non sei uno che fa le capriole. Ottimo. Nel senso, non è obbligatoria quella roba lì. Essere se stessi e se stesso è fino in fondo, anche su un palco in cui l'ego va a manetta. Sì. Bene, questo ci piace molto. Bello. Lillo, Gaia, ci salutiamo con una canzone tratta dal disco, dalla Natura delle Cose, proprio in versione MP3, che noi
abbiamo anche trasformato in un video qui per RBS sul divano con, si tratta di Sento gli angeli. Mm-hmm. Sento gli angeli, anche qua immagini che si evocano, insomma, che partono. Mm-hmm. Anche questo è un brano, insomma, evocativo. Sì. Fin dal titolo, e dal titolo da sì, subito. Sì, da subito, dai. Sì, sì. Sì? Questo sì, ero abbastanza convinta. Okay. Sì. Sì, è vero, questo è uno dei pochi, uno dei pochi che si è chiamato così da subito. Non fermiamoci solo al titolo, però andiamo dietro le cose, come abbiamo cercato di far noi qua sul divano. Vi lasciamo con Sento gli angeli. Ringrazio in regia Samuele Benech e Alberto Ricca per averci accompagnati. Mille. E ringraziamo i nostri ospiti Lillo grazie e Gaia Morelli. Grazie a voi. Ai quali auguriamo tanta bella strada con queste canzoni e chissà con il prossimo futuro, perché so che un musicista, un artigiano della musica, un'artigiana della musica, Non penso si possa fermare al disco, anzi, no, chissà quante idee frullano nate. Troppe. Come troppe? No, ne stavamo parlando nella pausa prima, ci siamo guardati, forse dobbiamo lavorare. Ok, dai, tanta buona strada, ciao, grazie per essere stati con noi. Ciao, 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 ciao. Mi sento fragile. Questi venti sono strani. Sento gli angeli, guidatemi in posti lontani. Qui fra gli alberi, siamo stanchi di avere più strati. Mi è passata anche la fame. Una lacrima di sale. Dimmi ciò che ti rimane. Raccontami. Fino a domani. Passati ad odiarci, quei ricordi di tempi passati ad odiarci, senza avere mai il controllo. Dimmi ciò che ti rimane.